Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay, let's play, walkthrough, chiamatelo come volete, di Pokémon Giallo, siamo appena arrivati a Plumbeopoli. Questa è la nostra squadra. Abbiamo Metapod a livello 8, Pidgey a livello 8 che terremo in disparte in realtà, Pikachu a livello 9 e Pidgeotto a livello 10. Bene, detto ciò, direi di andare subito a sfidare la palestra appunto di Plumbeopoli, facendo prima però un giro qui a Plumbeopoli per vedere se c'è qualcosa di diverso rispetto ai giochi Pokémon originali, rispetto ai giochi Pokémon principali. Ok, questi invece dicono sempre le stesse cose. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Giallo e di Plumbeopoli in Pokémon Giallo. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video a tutti coloro che vogliono magari farsi un tuffo nei ricordi con Pokémon Giallo. Qui hanno magari messo il repellente? No, non hanno comunque messo il repellente prima del Monte Luna, quindi dovremo... Ok, dovremo... Questi sono praticamente gli stessi di Pokémon Rosso Fuoco. Dovremo farcelo senza repellenti il Monte Luna, di nuovo. Non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora di fare questa cosa bellissima. Vabbè, qua ragazzi mi sa che è tutto uguale, Mi sa che è proprio tutto uguale, sì, anche questo diceva le stesse cose. Yep, yep, yep. Va bene. Mi sa di sì, ragazzi, mi sa che è proprio tutto uguale. A questo punto qui dovrebbe esserci il museo, sì, il museo della scienza di Plumbeopoli. A questo punto, dato che abbiamo già esplorato Plumbeopoli nel mio let's play... Qui non c'è lo strumento invisibile, forse da qualche parte qui in giro. Nel mio let's play di Pokémon Blu, comunque, se volete vedere un'esplorazione completa di tutta la città di Plumbeopoli, andate a recuperarvi quell'episodio di Pokémon Blu. Entriamo a questo punto nella palestra, vediamo quanto sarà difficile, dato che abbiamo tutti i Pokémon scarsi contro il tipo roccia. Alto là, moccioso, dove vai? Ci vorranno anni luce prima che tu possa competere con Brock. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo di sfidare il buon campeggista qui, anzi allenatore junior, che manda in campo Diglett. Ecco, il nostro Pikachu non può letteralmente colpire quel Diglett. Ma andiamo a questo punto, Pidgeotto, dato che non conosce attacchi di tipo normale. Conosce solamente Tuono Shock. Che Pidgeotto si prende un po' di danno, ma ritorna con Raffica. Vai, 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 Rafficalo tutto. Beh, Diglett non dovrebbe avere molta difesa, infatti si è preso un colpo che se lo ricorda fino alla fine dei suoi giorni. Poi purtroppo avremo a che fare comunque con i moveset assurdi delle prime generazioni di Pokémon. Dove Pokémon per apprendere qualche mossa interessante dovrebbero aspettare eoni. Rimandiamo in campo il nostro caro Metapod. Ah, bellino Sensiro. Sembra più pallottolato del solito. E rimandiamo poi di nuovo Pidgeotto. Ecco qua. Ok, lui usa Graffio, va bene. Io andrò di Raffica. Ricordandovi appunto che Raffica è di tipo normale, perché sì. Raffica in prima generazione è un attacco di tipo normale. Vabbè, prende comunque la stab, prende comunque il bonus della stab perché Pidgeotto è di tipo normale volante. Quindi non male. Andiamo ancora di Raffica. Ah, peccato. Mi sa che il nostro Pidgeotto qui... Ah, non ci lascia. Con un PS resiste eroico e tira giù Sensio. Perfetto. Abbiamo battuto il primo campeggista. Uffa, gli anni luce non indicano il tempo, ma la distanza. Sì, caro mio. Ora però ci costringe ad andare al centro Pokémon a curarci di nuovo. E una cosa che ho notato qui, in Pokémon Giallo, rispetto agli altri Pokémon... è che, meglio, Pokémon Blu che ho già giocato, è che la cura è molto più lenta. Guardate, fateci caso. C'è tutta questa animazione di Pikachu che va sul banco, poi l'infermiera Joy che si gira di nuovo, mette i... vabbè, questo poi è uguale, mette le Pokéball, ce le ridà con questo inchino, ma ce le dà anche Pikachu nel frattempo, e si inchina di nuovo, arrivederci. La cura è davvero molto più lenta del solito. Io comunque in questo gioco, Pokémon Giallo, punto ad avere ovviamente i tre starter, sapete che è possibile farlo,
tutte e tre insieme, da poter utilizzare insieme a Pikachu, fare la squadra vera e propria di Ash. Ed ora vediamo se si riesce a battere Brock, eh? Perché con questi Pokémon sinceramente non saprei. Proviamo comunque, direi di salvare prima. Ecco qua, diamo una salvatina al gioco. Così, giusto per gradire. Ecco, proviamo a battere Brock. Sono Brock, il capopalestra di Pulmbeopoli. Il mio motto è determinazione e difesa rocciosa. Ecco perché tutti i miei Pokémon sono del tipo roccia. Vuoi ancora sfidarmi? Bene, allora mostrami ciò che sai fare. Aspettate, ora ho un dubbio. Gli attacchi di tipo elettro non hanno comunque effetto su quelli del tipo roccia, giusto? È sul tipo terra che non hanno roccia. Che non hanno effetto, sì, buonanotte che non hanno roccia. Allora, mandiamo quindi subito in campo Pidgeotto. Dopo Metapod. E Pidgeotto si becca un'azione di Geodude, che fa comunque parecchio male. Ma andiamo di Raffica poi. Non gli fa nulla, giustamente. Non gli fa davvero nulla. A questo punto tiriamogli un Turbo Sabbia. Ecco qua, si va un po' di strategia, eh. Altro Turbo Sabbia. Bene così. E lui inizia a fallire. Poi mandiamo Pikachu. Vai, Pikachu è tutto tuo. Pika! Giustamente fallisce. Tuono Shock, non è effetto. Ai, ragazzi. Qua è tosta. Qua è tosta perché non possiamo attaccarli loro praticamente. Cosa si fa qua? Niente, non si fa nulla. Si prega che si riesca a battere questo tizio. Andiamo di Raffica di nuovo. Effettivamente in Pokémon giallo, qual è il modo per battere facilmente Brock? Perché in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia c'è Mankey. Nel percorso non mi ricordo quale. Quello vicino comunque a Smeraldopoli, non mi ricordo il nome del percorso. Però ecco, c'è quel... Sì, fa davvero troppo danno. Proviamo a curarci con una pozione. Ecco, fatto. E poi andiamo ancora di Turbo Sabbia. Cerchiamo di tirare giù un bel po' la precisione, così non attacca più sto tipo. Vabbè, ancora Turbo Sabbia. Ok. E poi Raffica, di nuovo. Ragazzi, purtroppo va così. Bisogna usare un po' di strategia di infamate per riuscire a battere Brock. Ok, azione, fallisce. Comunque dicevo, in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia si può agilmente prendere un Mankey nel percorso vicino a Smeraldopoli. E con Mankey questa palestra diventa relativamente facile. Oltre ciò, volendo, se appunto qualsiasi starter, se prendete Squirtle oppure Bulbasaur, questa palestra è facilissima di base. Se prendete Charmander, volendo, potete farlo evolvere in Charmeleon e a livello 16 vi impara anche Ferroartigli, che è super efficace contro Roccia, quindi contro i Pokémon di Brock. Ok, tiriamo un'altra Raffica. Poi prepariamoci un attimo contro per Onix. Andiamo a dare una pozione a Pidgeotto di nuovo e poi andiamo una a Pikachu. Pozione, Pikachu. Ok. Lotta, Raffica. Il calo della precisione, ragazzi, è fortissimo. Mandate praticamente fuori gioco l'avversario. Lo mettete davvero in difficoltà con il calo della precisione. Ok, brutto colpo, arriva alla fine in maniera completamente inutile. Pikachu, Pidgeotto e Metapod prendono tutti i punti esperienza. Pidgeotto sale anche a livello 11, buona questa cosa. Non voglio cambiare Pokémon, lasciamo Pidgeotto contro Onix, che tra l'altro è uno sprite stranissimo. E andiamo di Turbo Sabbia. Ok, inizia con Lega Tutto, mannaggia lui. No, questo non ci vuole, questo ci ammazza. Sì. Questo ci ammazza. Lega Tutto è una mossa pessima in prima generazione. Ok, buono. Ha fatto pazienza. Buono. Quindi si becca due Turbo Sabbia. Anzi, tre. Perfetto. E lui adesso con pazienza non ci farà nulla perché non l'abbiamo attaccato. 4 Turbo Sabbia. Ottimo. Fallisce pure Stradio. 5 Turbo Sabbia. Benissimo. Altro Turbo Sabbia ci attacca, va bene. Non è un problema.
Turbo Sabbia di nuovo, ok. Poi, cambiamo Pokémon, mandiamo Pikachu. È importante che Pikachu aumenti la propria amicizia per poter più avanti prendere Bulbasaur, sappiatelo. Ok, la difesa di Pikachu cala a picco, questo non va bene. Tiriamogli un colpo coda ad Onix, così che cali la sua difesa rocciosa. Ok, altro stridio buono, altro colpo coda. Pazienza, va bene. Finché continua a usare pazienza, davvero noi non ce ne frega assolutamente nulla. Gli facciamo altri due colpo coda. Ecco qui. Così la difesa cala. A questo punto cambia Pokémon perché non voglio che Pikachu rimanga intrappolato da Legatutto di Onix. Perché ha pure la difesa calata di 2. Ecco appunto lo stava per usare, sta merda. Ecco, allora andiamo... Sì, va bene, attacchiamo. Tanto poi al massimo gli diamo una pozione. Va bene. Attacchi di nuovo. Non potevi fallire, tu quel Legatutto. Ok, a questo punto gli diamo la pozione, dato che è comunque in range. Non penso sia in range di kill. Facciamo un'altra raffica, ok. Andiamo di raffica. Con la difesa droppata a 4. Guardate che poco danno gli facciamo comunque. Fallisce il Legatutto, ottimo. Bisogna stare attento quando inizierà a fare pazienza, eh. Legatutto fallisce di nuovo. Perfetto così. Ah, quello era vero, brutto colpo in prima generazione. Avete visto che ha fatto molto meno danno del solito? Vi chiederete perché se è un brutto colpo fa meno danno del solito. Perché in prima generazione il brutto colpo ignorava anche le modifiche, le statistiche vantaggiose. Quindi ignora tutte le modifiche, le statistiche e ignora anche il fatto che abbia la difesa droppata di 4 punti. Ok, qui adesso si cura il nostro PG8. Non abbiamo paura di usare una pozione. Questa potrebbe essere tipo una delle sfide più ardue del Let's Play. Ok, Onix attacca ancora. Purtroppo Legatutto funziona così, è davvero forte come mossa. Ok, altra raffichella su Onix. Che visto i colori tutti sballati di questo videogioco, sembra pure shiny quell'Onix. Ok, piano piano l'abbiamo tirato giù, ragazzi. Con un po' di strategia, un paio di pozioni, abbiamo comunque battuto Brock. È brutto colpo, vedete, non gli ha fatto nulla. Quel danno che avremmo fatto, anzi, è meno del danno che avremmo fatto normalmente, perché quello sarebbe stato un brutto colpo normale, senza calo della difesa. Brutto colpo di nuovo. Ma ti morissi, pidiotto. Allora, 138 punti per Pikachu, che sale a livello 10. 138 punti per Pidgeotto e nessun punto per Metapod, va bene. Ti avevo sottovalutato. Quale premio per la tua vittoria ti conferisco la medaglia sasso? Grazie mille, Brock. Sempre nei nostri cuori. È una medaglia ufficiale della Lega Pokémon. Chi la possiede rafforzerà i suoi Pokémon. Adesso la tecnica Flash può essere usata sempre. Meglio, fuori dalla battaglia. Nel mondo ci sono allenatori di tutti i tipi. Sembri essere un allenatore di Pokémon in gamba. Vai nella palestra di Celestopoli e metti alla prova la tua abilità. E riceviamo anche la MT34 che è... Roccia tomba, pazienza. No, vediamo... Pazienza, ok. Non ci interessa, pazienza. Grazie mille Brock per questa MT inutile. Salutiamo di sfuggita anche il buon Guido che era lì di fianco all'entrata ad aspettare di consigliare giovani allenatori che non siamo noi. A questo punto andiamo a curarci i Pokémon. Ecco qui. Comunque dai, siamo riusciti a battere Brock pur con dei Pokémon totalmente svantaggiati rispetto ai suoi. Pensavo si fosse impallato il gioco, invece devo premere un'altra volta. E come vedete ragazzi, la cura in questo videogioco è davvero lenta. Cioè mi spiace davvero tanto che sia lentissima. Ok. Curiamoci, perfetto. Andiamo poi nel Pokémon Market a prendere qualche pozione extra da poter utilizzare. Tanto arriviamo sempre alla fine dei giochi Pokémon con una marea di soldi che non abbiamo usato. A questo punto ragazzi, usiamoli. Allora, le Pokéball non mi interessano. Prendiamo le pozioni, vai, altre 3 pozioni. Ecco a te, grazie, e una fune di fuga, potrebbe sempre servire. Antidoti dovremmo già averceli, la sveglia non importa, e andiamo. A questo punto andiamo a sfidare la gente nel percorso 4, dovrebbe essere. Avviso, sono stati rubati i fossili Pokémon da Monteruna. Chi ne ha notizia chiami la polizia di Plumbeopoli, assolutamente sì. Però... Qui, percorso 4, è vero che non esce in prima generazione, anche percorso 6. Andiamo a sfidare quella ragazza,
Abbiamo davanti Metapod, giusto? Sì. Dobbiamo farlo evolvere in Butterfree il prima possibile, così che inizia ad essere effettivamente utilizzabile come Pokémon. Mi stavi guardando, vero? In che senso? Allora. Mandiamo il nostro bel Metapod. Metapod contro PJ. Sapete che non è una lotta così malvagia? Però per velocizzare un po' mandiamo Pikachu. Quando ci troviamo davanti ai PJ. Facciamolo combattere. Ok, ci cala la precisione. Vogliamo ripetere quello che è successo con PJ8? Fortunatamente no. Dove nel primo episodio, se ve lo siete persi, ha fallito per 3 volte di fila con uno shock con un solo turbo sabbia. Subito. 3 volte di fila ha fallito. Ok, poi chi mandi? Un altro PJ. Sì, cambiamo Pokémon anche perché il nostro Pikachu ha subito 2 drop alla precisione, quindi meglio toglierlo, e in caso rimetterlo. Ecco fatto. Così i drop alla precisione spariscono. Altro turbo sabbia. Vabbè, oh, ragazzi, gli piace far così a questo PJ. Fagli un brutto colpo, così magari lo shottiamo. Niente brutto colpo, peccato. Ok, ha fallito il turbo sabbia, cioè si sta ribaltando la situazione qui. Ha iniziato a fallire anche il nostro Pikachu, però. Ok, buono, 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 buono. Ottimo Pikachu. 51 punti per Metapod che sale a livello 10 e si evolverà in Butterfree. Eccolo qui. Sei basso. Cos'è? Body shaming? Comunque. Metapod si evolve. Gustiamoci l'evoluzione di Metapod in Butterfree. Ecco qua. Eccola qua la nostra Butterfree. Ho deciso che è femmina, così anche se in questo gioco non esistono i sessi dei Pokémon. A parte per Nidoran. Ok, a questo punto, allora, abbiamo Butterfree, Pikachu e PG8, facciamo così, ecco fatto. Allora, lasciamo davanti Butterfree tranquillamente e andiamo a battere questo tipo. Ci siamo già visti a Bosco Smeraldo? Vabbè, oh. Che ti vuoi dire? Che vuoi dire a questo tipo? L'abbiamo già visto a Bosco Smeraldo? Vai, piglia mosche. Contro Caterpie a livello 10, mentre noi abbiamo Butterfree a livello 10, ok? Se capisci niente è lo sprite di Butterfree, ma noi useremo confusione. Ah, sei confuso tra l'altro, poverino! Ok, comunque ho usato 1000 bave, poverino un corno. Prossima volta muori, Caterpie. Niente, oh, non si colpisce da solo, incredibile. Altra confusione. Rimane in vita con pochissimi punti salute, ma noi lo tiriamo giù con azione, spero, se non fallisce, grazie. Ok, Butterfree si prende i suoi punti. Weedle, contro Weedle, cambiamo subito Pokémon e mandiamo qualcuno che possa ucciderlo in meno colpi possibile, ovvero Pikachu con Tuono Shock. Vai, sperando che non ci avveleni con la sua Velenospina. Azz, ok, l'abbiamo paralizzato, non penso cambi molto perché la Velenospina ci arriva comunque addosso. E non ci avvelena, fortunatamente. Stiamo giocando con il fuoco qui, eh. Ok, è paralizzato. Ottimo, ottimo, ottimo. Non ci ha avvelenati, così non devo tornare al centro Pokémon e perdere altro tempo. Poi chi mandi? Caterpie. Cambiamo. E mandiamo Butterfree. Vai, vai, Butterfree. E andiamo ancora di confusione. Deve diventare un po' più forte questo Butterfree. In generale i miei Pokémon devono diventare un po' più forti, eh. Sono praticamente dello stesso livello dei Pokémon di questo Pigliamosche. Ovviamente questa cosa non può andare bene. Mannaggia loro. Vai, attacco, azione e addio. Perfetto, nessuno è salito di livello in questa battaglia contro il Pigliamosche. Battuto ancora, assolutamente sì. Andiamo a sfidare allora questo allenatore. Ciao, mi piacciono i pantaloncini corti, sono molto comodi. I mitici bulli con i pantaloncini corti di Pokémon. Vai. Bullo manda Rattata. Noi abbiamo Butterfree. Confusione dovrebbe fargli parecchio male. Anche il suo attacco rapido dovrebbe farci comunque discretamente male. Ok, buon danno, buon danno. Ah, siamo in Speed Tie, come dicono i professionisti. Abbiamo la velocità praticamente pari con il Pokémon avversario. Che mo ci ammazza. Cioè, 2 brutti colpi di fila ha fatto. Vorrei
puntualizzare questa cosa. Due brutti colpi di fila. Mandiamo Pikachu e usiamo Tono Shock. Fammi un altro brutto colpo, mi raccomando. Ah, quello non era un brutto colpo? Beh, la difesa di Pikachu inizia ad essere un po' problematica. Ma in generale questi Pokémon devono salire un po' di livello, altrimenti siamo messi male. Oh, finalmente attacco rapido. Sì, assolutamente sì. Vai. Tiriamo giù... Tiriamo di via Ruggito. Vai. Perfetto. E poi mandano in campo Ekans. Lasciamo Pikachu. E andiamo di Tuono Shock. Sperando di paralizzarlo anche. Ok, buon danno. Fulmine Sguardo ci diminuisce la difesa. Andiamo ancora di Tuono Shock. Brutto colpo, ottimo. Altro Fulmine Sguardo, ma non basterà, caro Ekans, perché ora ti Fulmine Shocco di nuovo. Ti Tuono Shocco di nuovo. E abbiamo battuto anche il bullo. Non ci posso credere, è andata così. Ora ragazzi, torno al centro Pokémon, li curo e torno qui tagliando il video. Rieccoci tornati nel percorso, abbiamo curato i Pokémon e andiamo a sfidare quest'altro bullo. Sei un allenatore? Lottiamo, forza! Dai, lottiamo, 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 sei un allenatore! Vai, sfidiamo questo Pigliamosche, che manda in campo Azz, un Weedle. Noi abbiamo Butterfree. Andiamo di confusione. Dovrebbe essere super efficace. Sì che è super efficace, perché lui è di tipo veleno, giusto, giusto, giusto. E anche di tipo veleno, anzi. Lasciamo Butterfree contro Kakuna. Confusione dovrebbe fargli abbastanza male. Se non one-shottarlo del tutto, ottimo così. Livello 11 per Butterfree. Raga, ma facciamo questa pazzia di portarci alla Lega Butterfree. Che ne dite? Se arrivassimo alla Lega con Butterfree... Beh, oddio, sarebbe un po' difficile, per carità. Cioè, va bene tutto, Butterfree è un bel Pokémon. Però... un po' scarso. Un po' a livello di statistiche. Diventa un po' difficile utilizzarlo poi in maniera efficiente nella Lega. Lasciamo Butterfree contro Metapod. E andiamo di confusione. E lui sarà forzatore. E andiamo ancora di confusione. No, dai, con un HP è rimasto sto Metapod. E allora andiamo di azione. Ecco fatto. Magari potremmo sostituirlo Butterfree verso la fine, o verso più o meno metà gioco. Con qualche altro Pokémon di Ash, un Primeape, per esempio. Non sarebbe male usare un Primeape, non l'ho quasi mai utilizzato. Tendo avanti Pikachu, perché se non ricordo male questo qui sotto ha un Spearow. Quindi Pikachu è proprio indicato per batterlo. Ehi, non indossi i pantaloncini, mi multi quindi? Mi merito una multa? Caro bullo? Eccolo qua, il bullo con Spearow. Pikachu e Tuono Shock. E non vedo l'ora che Pikachu impari fulmine. Perché Tuono Shock, certo va bene per i primi livelli, fino a livello 20 più o meno può andare ancora bene, però... dopo inizia ad essere un po' scarso come attacco. Ok, buonissimo. Buonissimi punti esperienza presi da questo Spiro. Ho perso, perso, perso! Stai calmo però. Fai paura quando fa così. Allora, continuiamo il percorso verso il Monte Luna. Ci sono altri allenatori da battere, come questa ragazza. Quel tuo sguardo è così intrigante. Attenzione, abbiamo la pupa che ci prova con noi. Oppure vuole distrarci per poi vincere la battaglia. Chi lo sa. Andiamo con Pikachu contro Rattata, topo contro topo. E neanche vincerà? Beh, non male. Rattata dovrebbe avere un attacco elevato, infatti mi ha fatto malissimo. Anche questo attacco rapido mi farà molto male. Sì. Qui tocca sostituire Pikachu, non voglio che muoia per non fargli perdere l'amicizia. Andiamo Pidgeotto. Perché come vi ho detto, deve avere un livello d'amicizia... più alto per poter ottenere Bulbasaur più avanti. Ok, abbiamo tirato giù il suo Rattata. Altro livello per Pikachu, ottimo. E altro livello per Pidgeotto, bene così. Pidgeotto per attacco rapido, ottimo. E Nidoran, contro Nidoran lasciamo tranquillamente Pidgeotto. Anzi, avremmo potuto mandare Butterfree, mannaggia me, è vero. Con confusione l'avremmo shottato probabilmente.
Però vabbè dai, facciamo prendere un po' di punti esperienza Pidgeotto, non è male comunque. Ecco qua. E vi ricordate in Pokémon Blu quanto abbiamo penato per poter avere un attacco di tipo volante su Pidgeotto? Mi sa che sarà la stessa cosa, ragazzi, qua. Non penso abbiano modificato i moveset dei Pokémon o i livelli a cui apprendono certe mosse. Sii gentile! Sii gentile. Allora, mettendo avanti Butterfree. E andiamo avanti di nuovo. Tanto qui mancano solo due allenatori, mi sembra. Tu e la ragazzina di sotto con Jigglypuff, vero? Puoi lottare contro i miei nuovi Pokémon. Va bene. Quindi Caterpie contro Butterfree, va benissimo. Andiamo di confusione. Oh, comunque non. Cioè, questi Caterpie resistono bene, eh? Resistono proprio bene agli attacchi. Altro mille bave. La strategia incredibile dei pigliamosche di Pokémon Giallo. Diminuirti la velocità per attaccare per primi per diminuirti ulteriormente la velocità. Guardali. Fierissimi. Ok, confusione di nuovo. E addio Caterpie. Butterfree sale a livello 12, ottimo. E chi mandi ora Metapod? Sì, cambiamo Pokémon, mandiamo Pikachu. Esperienza gratuita per Pikachu, se possiamo fargliela prendere, facciamogliela prendere assolutamente. Vai, Tuono Shock. Rafforzatore, va benissimo. Altro Tuono Shock. Ecco, comunque, appunto, vi dicevo, il Primeape non sarebbe così tanto male, da utilizzare. E abbiamo battuto anche Pigliamosche. Sono distrutto! Mi spiace. Qui sotto dovrebbe esserci la ragazza con Jigglypuff. Proviamo a mandare Pidgeotto contro Lilei. Dovrebbe andare bene. Vai. Ehi, mi hai urtato? No, non ti ho urtato. Andiamo a sfidare questa ragazza. Pupa vuole lottare, va bene. Manda in campo Jigglypuff. E andiamo di Raffica. Minchia, Jigglypuff con quegli occhi rossi sembra satanato. Guardatelo quanto è incazzato. E guardate quanto danno che fa tra l'altro. Mannaggia. Mi ricorda il nostro Clefable in Pokémon rosso in Pokémon Blu, nel mio gameplay di walkthrough di Pokémon Blu che ho portato qui sul canale. Minchia, il Fable è diventato una macchina da guerra. Fortissimo. Ok, Pidgeotto a livello 13. Ottimo. Tutto qui? Tutto qui cosa? Tutto qui tu? Che t'ho disintegrata? Continuiamo. Dovrebbe esserci il centro Pokémon là sopra, eh? Quindi andiamoci tranquillamente, tu non sei un allenatore, sei solo un tizio che si lamenta del Team Rocket, se non ricordo male. Vediamo se c'è il. Eccolo qua, al centro Pokémon, vai, curiamoci. Ecco qua, benvenuto al centro Pokémon, vai, cura, cura, cura. Animazione lentissima. Perfetto. Ci ridà Pikachu e andiamo. Ed ora tocca affrontare il Monte Luna, ragazzi. Il Monte Luna senza alcun repellente. Sarà lungo. Qui cosa troviamo? L'MT12, che è? Strumenti, diamo un'occhiata. Pistolacqua. Niente male. Peccato che nessuno sia capace di impararla. Qui sopra invece troviamo un allenatore e forse anche un altro strumento. E il primo Zubat di Pokémon Giallo. Molto bello lo sprite. Devo ammettere che è molto bello. Fuggiamo. Ma tu se non sbaglio sei un Pigliamosche, quindi potrei mettere addirittura davanti Butterfree. No, non ho statistica, volevo ordinare. Ecco qua, ordina. Però intanto prendiamo questo strumento qui dietro, che è una pozione, niente male. Parliamo con Pikachu, vediamo cosa ha. Niente, non è ancora a livello di felicità adeguato. Da quello che so, quando raggiungerà il livello di felicità adeguato per poter prendere Bulbasaur, che dovrebbe essere tipo sopra il 145,
aprirà un cuore sopra di lui quando si interagisce con lui. Nella grotta ci sono tipi loschi. Tu chi sei? Sono un tipo losco. Oh sì, loschissimo. E tu mandi in campo Guido, ho fatto bene a mettere davanti Butterfree. Mannaggia te. Adesso ti becchi una confusione in faccia, guarda. Ti sciotto. No, di pochissimo. Ok, non osare avvelenarmi. Quanto da male mi hai fatto, scusami? Ah, perché è super efficace, beh, giustamente. È diventato di tipo psico il mio. Allora, Kakuna, lasciamo Butterfree tranquillamente. Anzi, cambiamo e mandiamo Pikachu. Mandiamo Pikachu contro questi, che è tutta esperienza gratuita per lui. Tuono Shock. Rafforzatore. Sì, sono Pokémon che usano solamente rafforzatore. Con una confusione avrei potuto one-shottarlo con Butterfree, ma non è un problema. Andiamo ancora con Pikachu e facciamoli prendere quanta più esperienza possibile. Altopastro elettrico. Ecco fatto. Pignamosca è battuto. Mi hai beccato? Oh, che ti devo dire? Proseguiamo di qui, tu dovresti avere un Jigglypuff, vero? O un Clefairy. Aspetto che arrivino i miei amici. Mi sa Clefairy tu, vero? Vero pupa? Clefairy, sì. Eccolo qui. Clefairy. Andiamo di confusione. Clefairy ha molta difesa speciale, se non ricordo male. Mannaggia lui. Cambiamo subito Pokémon. E mandiamo PG8. È inutile forzare la mano con Butterfree. Libra? Ci avrebbe fatto malissimo, tra l'altro, quella Libra. Andiamo di Raffica. Dovrebbe farti relativamente male questo. Buono. Ruggito, ci cala l'attacco, va bene. Ce lo prendiamo comunque questo. Ce lo prendiamo volentieri questo calo dell'attacco. E ti facciamo un brutto colpo. Quanto ti sta bene? Andiamo ancora di Raffica. E poi andremo di attacco rapido, dovrebbe bastare a finirlo. E invece fa un altro brutto colpo, attenzione PG8. Fuori dal nulla tira dei brutti colpi incredibili. Ho perso? Eh sì che hai perso. Proseguiamo all'interno del Monte Runa. E altro Pokémon selvatico. Ovviamente Zubat. Ecco, in questo gameplay walkthrough di Pokémon Giallo non mi metterò a cercare di completare il Pokédex, ok? Quindi non mi metterò a catturare i Pokémon, perché è una cosa che voglio fare solamente per avere il piacere di giocare con la squadra di Ash, ovvero con tutti e tre gli starter contemporaneamente più Pikachu, quelli sono i Pokémon che mi interessano. Di stare a catturare i vari Pokémon non è una cosa che mi interessa, perlomeno in Pokémon Giallo. Poi sapete che negli altri let's play, gameplay, walkthrough, insomma, eccetera, eccetera, è una cosa che faccio volentieri. L'ho fatta un po' su Pokémon Blu, non l'ho completato il Pokédex, ma ci siamo andati comunque vicini. E non è detto che non lo completi magari con un video extra più avanti, eh. Sto facendo Living Dex su Pokémon Ash Grey, Fire Ash, scusatemi. Questa serie sta andando ancora avanti, quindi se ve la siete persa, guardatela perché è stupenda. Allora, andiamo a prendere questo strumento. E lì ci sono più di 800 Pokémon. Ci sono tutti i Pokémon delle prime. Ho 7 generazioni. E sto facendo il Living Dex. Noi Team Rocket siamo i gangster dei Pokémon. I gangsta. Va bene. Mandy Sandshrew. Noi con Butterfree non è che siamo messi proprio benissimo contro Sandshrew. Però useremo confusione. Non dovrebbe avere molta difesa speciale. La talpa. Anzi, il pangolino sarebbe l'animale da cui è tratto Sandshrew. E altro confusione? No, fallisce. Aia Butterfree, aia Butterfree. Fammi questa confusione. No. Sta andando male Butterfree. No. No Butterfree, non fare questo. Ok, bravo. Anzi, brava. Avevo deciso che fosse femmina. Ok, Butterfree sale a livello 13. In maniera un po' immeritata dopo questa figura barbina che ha fatto. E vorremmo imparare bene in polvere, ma assolutamente sì. Al posto di rafforzatore. Ecco fatto. Poi userà Rattata, si cambia Pokémon e mandiamo PG8. No, Pikachu, dai.
Potrebbe prendersi delle botte non indifferenti Pikachu, però un po' deve combattere. Attacco rapido gli farà male. Infatti. Però se aspetto solo di avere dei Pokémon facili da mandargli contro, aspetta e spera. Un po' deve prendersi di lui questi. Bravo! Brutto colpo, grande Pikachu. Livello 13 ultra meritato, a differenza di Butterfree. E Zubat, lasciamo Pikachu contro Zubat. E andiamo di tono shock di nuovo. Ok, niente male il danno. Supersuono fallisce, come è giusto che sia. E tono shock. Perfetto. No, che duro colpo. Mi spiace. E proseguiamo questo dungeon relativamente lungo, che è il Monte Luna. Nella prima generazione di Pokémon, i dungeon sono quasi tutti abbastanza lunghi. Tranne il Bosco Smeraldo iniziale, ovviamente, che non ha molto senso che ci vadano pesante sul Bosco Smeraldo, che è il primo dungeon. Gli altri, cioè, già il Monte Luna, contando poi il fatto che appunto non ti diano i repellenti subito, è tosto. Ok, scendiamo qui. Ah, già Sensory si trova nel Monte Luna, in Pokémon giallo. Interessante. In Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono sicuro che non si trova Sensory nel Monte Luna. Sfidiamo questo allenatore. Osi strisciarmi accanto, ma cattivissimo. Tra l'altro questo non fa nemmeno parte del Team Rocket. È solamente un Poké fanatico, un cervellone. Però è cattivissimo, a caso. Ok, contro Magnemite possiamo tranquillamente andare di confusione e attacchi normali, perché in prima generazione non è di tipo acciaio. Ok, però attenzione, Butterfree la sta rischiando. Mandiamo PG8. Azione, va bene. Usiamo Raffica. Ecco, questa mossa avrebbe prodotto un danno diminuito di 4 volte, anzi di 2 volte, nei giochi Pokémon successivi. Invece qui hanno un effetto normale. Che bello lo sprite di Voltorb, incazzatissimo. Andiamo di Raffica. Altra Raffica. Fortunatamente ha fallito il suo stridio. Quindi con questa azione non ci farà troppo danno. E noi gli facciamo un'altra raffica. Perfetto. PG8 sale a livello 14. Bene così. Abbiamo battuto il cervellone. I miei Pokémon non ce l'hanno fatta e mi spiace. Andiamo poi a dare una pozioncina alla nostra Butterfree. Che iniziava ad essere un po' messa male. Ah, qui non c'è uno strumento. Eccolo qua. Ok. Una pozione, buono, quella che abbiamo usato qui. Abbiamo avuto un ricambio. Zubat. Potrei usare una confusione e forse ucciderla, però facciamo fuga, dai. Facciamo fuga e via. Prendiamoci quest'altro strumento che è una caramella rara. Altro Zubat. Vediamo se con una confusione, perché questo che è a livello 6, sì, con una confusione lo ammazzo, ma non ne vale nemmeno la pena a questo punto. Troppo basso di livello per avere un po' di esperienza interessante. Andiamo a sfidare questo Pignamosche. Passa per questa grotta e sarai a Celestopoli. È esattamente dove stiamo andando, è Celestopoli. Ok, andiamo di confusione contro Caterpie. Oh, finalmente iniziamo a fare un danno interessante, anche contro Caterpie. Poi, chi ha i Metapod contro Metapod, ovviamente mandiamo il buon Pikachu. E tuono shock. Lui si rafforza, ma ovviamente è inutile, andiamo ancora di tuono shock. Poi chi mandi? Caterpie. Direi di lasciare a questo punto di nuovo Pikachu. E andare ancora dietro uno shock. Mille bave, perfetto. Forse siamo
comunque più veloci di lui, sì. Infatti. E ci prendiamo altri punti esperienza. Bene così. Abbiamo battuto il pigliamosca che dice: ah, ho perso. Eh sì, hai perso. E a questo punto andiamo a prendere questo strumento qui dietro, che è una fune di fuga. E proseguiamo qui sopra. Dovrebbe esserci forse un altro allenatore qui? No, ricordavo male, ok. Sono solo quei due lì in fondo, mentre qui c'è un'allenatrice. Un'allenatrice che ha, se non sbaglio, Oddish. Wow, è molto più grande di quanto pensassi. Non voglio rifare la battuta che ho fatto nel primo... in Pokémon Blu. Ecco, Oddish contro Butterfree. Butterfree ha vita facile. Confusione super efficace. Dovrebbe essere erba veleno con Oddish. Infatti. Fa tantissimo danno. E assorbimento dovrebbe essere poco efficace. Infatti, recupera forse un PS se gli va bene. O manco quello, ovviamente. Perfetto. Addio, Oddish. Poi chi usi Bellsprout, lasciamo ancora Butterfree. Anche lui è erba veleno e anche su di lui è super efficace confusione. Frustata. Ok, Butterfree contro questi Pokémon di tipo erba è davvero forte. E sale anche a livello 14, ottimo. Sta cercando di imparare Paralizzante. Ecco, Paralizzante non ci interessa, dato che abbiamo già Pikachu con... Tuononda. Se vogliamo paralizzare qualcuno useremo lui. Pokémon selvatico. Un tizio di roccia. Un tizio di terra, Geodude, via. Fuggiamo. E proseguiamo. Prima di andare in quella scaletta che ci porterebbe avanti, però andiamo qui dietro. Dove abbiamo due allenatori e una pietra lunare. Non tanto per la pietra lunare, andiamo lì dietro, ma per i due allenatori. Proviamo a fare una confusione su questo Zubat. Abbiamo già finito le confusioni, tra l'altro, eh. Ok, non è morto, peccato. Ora, Butterfree, non ti colpire da solo, per favore. Non farlo. No. No, ma quanto si è tolto, tra l'altro? Quanto male si è fatto? O si è fatta, anzi, Butterfree? Ok, ma si è fatta malissimo facendosi azione. Vai, andiamo a battere anche questo tizio. Anche tu qui per esplorare? Assolutamente sì. Per esplorare battere voi i bulletti. Rattata, ecco, contro Butterfree, Rattata. Però con confusione dovremmo comunque fargli male, ma andiamo di azione. Stiamo sprecando troppi pp di confusione. Ok, pure fallito, no? Cambiamo Pokémon, basta. Mandiamo Pidgeotto. Si becca un'azione, ma dovrebbe reggerlo abbastanza bene. Andiamo di Raffica. Oh, Rattata mena, eh? Mena duro, Rattata. Fortunatamente gli facciamo un brutto colpo. Ce lo leviamo dalle balle subito. Altro Rattata. Lasciamo Pidgeotto, che ci vuoi fare? Oppure mandare Pikachu? Mandiamo Pikachu, Pidgeotto ha troppa poca vita. Dopo questo allenatore magari facciamo un giro di pozioni. No, dai, è fallito con uno shock. Cacchio. Attacco rapido dopo colpo coda fa malissimo, infatti. Infatti. Cambiamo Pokémon, non posso lasciar morire Pikachu. E mandiamo Pidgeotto. Anzi, mandiamo il sacrificio. Vai PG, tutto tuo. Ve l'avevo detto che avrei portato questo PG come sacrificio. E l'ho fatto. Ora possiamo curare un po' i nostri Pokémon. In particolare Pidgeotto. E Pikachu. E sì, va bene. Attaccami pure. Vai, Pikachu. E boh, vabbè, usa Turbo Sabbia a caso. Tanto muori comunque. Addio, PG. Sei stato un grande. Ora tocca a Pikachu finire il lavoro. Attacco rapido comunque dovrebbe fargli abbastanza male. Volevo usare attacco rapido, ma mi è partito un tuono shock, poco male. Ed ora uno Zubat. Contro Zubat lasciamo Pikachu. E andiamo di tuono shock di nuovo. Dai, è rimasto con un HP. Sanguisuga, quanto male mi fai? 5 PS, che è un brutto colpo tra l'altro, infame. Andiamo di attacco rapido.
Buono così. Livello 14? Ottimo. Livello 14. Come vedete comunque come attacco a 24, cioè non è niente male. Certo come velocità a 35. Boh, cioè Pokémon più veloce del West. Lo Butterfree lasciamo un attimo in panchina ora. Ma andiamo davanti Pikachu. Anzi no, lì sopra c'è un avventuriero, è vero. Gli avventurieri sono tosti. Tocca usare Butterfree e quindi diamole una pozione. Volevo lasciarla nelle retrovie per vedere se riuscivo a non usare una pozione. Ma tosta altrimenti. Tanto l'abbiamo, usiamole. Non ha molto senso tenerle lì. Fuga. Andiamo qua su. Eccolo lì l'avventuriero. Wow, mi hai spaventato. Ah, sei solo un bimbo. Mi spiace. Tra l'altro è qui che si va avanti, non nella scritta di prima. Ho sbagliato a dirlo. Geodude è tosto. Combattere i Pokémon che hanno tipo roccia per noi è tosto. Fortunatamente abbiamo Butterfree. Ah, l'abbiamo pure confuso. Ottimo, così confuso da colpirsi da solo. Meglio di così, guarda. Non poteva andare. Ecco fatto. Poi, altro Geodude, altro Butterfree per forza. Con altra confusione. Il problema è che stiamo finendo i PP di confusione e fallisce pure. Mentre lui ci fa un brutto colpo. Boh, va bene. Altra azione. Altra confusione. Buono. E chi hai? Onix. Lasciamo Butterfree. Che ci vuoi fare? Vai, confusione. Però i danni, eh? Peccato che davvero dobbiamo centellinarlo ora, confusione come mossa. Intanto Butterfree sale a livello 15. E cerca di imparare Sonnifero. Allora, Sonnifero non è male. Sicuramente la utilizzerò più di mille bave, quindi mille bave la tolgo. Mille bave non penso non la utilizzerò mai. Però vabbè, ecco. Contando che abbiamo comunque ancora vele in polvere. Wow, mi è spaventato di nuovo. Mi spiace. Andiamo a prendere questo strumento che è una pietra lunare. Ecco. Poi davanti abbiamo messo... Ok, c'è ancora Butterfree. Mettiamo PG8 un secondo. Oppure direttamente Pikachu. Proviamo a mettere direttamente Pikachu davanti. A fargli fare un po' di lotte. Andiamo qui sotto. E andiamo a prendere quella scaletta che ci siamo persi prima. Lì sotto c'è un allenatore del Team Rocket che non vogliamo lasciare indietro. Appare uno Zubat selvatico. E non facciamo fuga. Non tanto perché non riusciamo a batterli, ma perché finiamo i pipì delle mosse. E quello è il problema. Dai, fammi uscire da questo posto senza prendere un altro Zubat in faccia. Vai Pikachu, fuga. E qui sfida con questo Rocket. Ma prima abbiamo un altro Zubat. Esattamente, proprio loro. Fuga. Dimmi che Zubat tu, cosa del Team Rocket, così ti batto subito. Stiamo lavorando, roba che scotta, vattene pulce. Va bene. Sto cercando di andarmi infatti da questo posto di merda. Perfetto, è Zubat. Meglio di così non potevo andare. Pikachu è tu uno shock. Tanto sopravviverà comunque, non penso che riusciamo a shottarlo, infatti. Sanguisuga. Quanto male mi fai? 2 PS? 3 PS, ok. Altro tono shock. Buono così. Poi chi hai? Ekans. Sì, contro Ekans cambiamo e mandiamo PG8. Ah, no, è vero, Butterfree con confusione. Ma confusione dobbiamo tenercela. Confusione dobbiamo tenercela, vero? Troppi pochi PP. Ekans lo possiamo tirare giù facilmente con PG8. Che fortunatamente non ci hanno ancora avvelenato con veleno spina, stranissimo. Però, adesso ho parlato e mi avvelenerà, eh. No, incredibile. Non sono ancora stato avvelenato con veleno spina. Ok, abbiamo battuto anche questa recluta del Team Rocket. Allora sei forte, ma certo che sì. Qui c'è uno strumento nascosto. Un bell'etere.
che potremmo usare per confusione della verità in questo momento. E qui abbiamo l'MT-01 che è Megapugno, forse. Vediamo. Megapugno, sì. Megapugno non è male da insegnare a qualcuno, eh. Pikachu è capace, sapete che glielo insegnerei? Sapete che a Pikachu un bel Megapugno non sarebbe male da insegnare, perché come vedete tra l'altro ha un bel po' di attacco. Però boh, vediamo, teniamola per adesso. Altro Pokémon selvatico, un Paras. Ok, fuga. E torniamo dove eravamo prima. Sperando di non incontrare altri Pokémon selvatici nel mezzo. Che è buono. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Ok, siamo quasi arrivati però. Un bello Zubat. E siamo comunque addirittura d'arrivo del Monte Luna, eh. Cioè, imboccando questa scaletta, imbocchiamo la zona finale praticamente nel Monte Luna, non ci saranno più bivi. Si va dritti per dritti. Si sfida qualche recluta del Team Rocket. Il cervellone che fa la guardia ai fossili e abbiamo finito praticamente il Monte Luna. Certo, se magari i Pokémon selvatici ci fanno la cortesia di andarsene. Geodude maledetto. Via via via. Eccoci qui. Qui sopra potrebbe esserci un revitalizzante. Vediamo se c'è anche nei. Cioè, vediamo se è un ricordo che ho fallato oppure se c'è davvero un revitalizzante lì sopra. No, non c'è, peccato. Forse l'hanno messo solamente in rosso fuoco e verde foglia. E qui abbiamo quello con il Raticate più minaccioso di tutti. I mocciosi devono andare in pace. Devono lasciare in pace gli adulti. È quello con il Raticate, questo? Non solo Pokémon, ne ha due. Rattata, ok, il primo. Andiamo di attacco rapido. Vediamo quanto danno gli facciamo. Ok, nemmeno così male. Speriamo in un brutto colpo. Azz, mi ha usato anche lui attacco rapido. Questo fa malissimo. Vabbè, però brutto colpo, che sfiga, eh. Ok, buono, brutto colpo anche noi, almeno quello. Ed ora Zubat. Io lascerei molto volentieri Pikachu contro Zubat, ma non posso. Sta per morire. Ma andiamo PG8. E andiamo di Raffika. Tanto Zubat non ha molta difesa. Si fa comunque malissimo con Raffika. Che buono. Tenta il Super Suono, ma fallisce. Dai, poi attacco rapido e via. Attacco rapido. Perfetto. PG8 a livello 15. Sono completamente KO, mi spiace. Io però ora voglio assolutamente curare il mio Pikachu che stava per morire di una morte atroce. Ecco fatto. E si prosegue. Qui è anche possibile trovare Clefairy, tra l'altro. Almeno nei giochi base, non so se anche in questo spin-off. Ah, come non detto, eccolo qua, Clefairy. Comunque Clefairy è proprio bello come Pokémon, eh. A me come design piace un casino. Infatti nel mio Let's Play di Pokémon Blu l'ho usato. E si è rivelato anche parecchio forte, tra l'altro. Ok, altro Geodude. Fuga. E siamo arrivati quasi alla fine. Allora. Di nuovo Geodude. Fuga. Qui potrebbe esserci uno strumento invisibile. Sì. Una pietra lunare. E qui abbiamo il cervellone. Ehi, giù le zampe. Questi due fossili li ho trovati io. Sono miei. Sbaglio, qui c'era anche un allenatore del Team Rocket in più. Ce ne hanno tolti un po'.
Sembrava ce ne fossero forse un paio in più nel Monte Luna. Ok, contro Grimer. Non so se il tuono shock possa andare bene, perché penso abbia una difesa speciale relativamente alta. Infatti quello è un brutto colpo. Libra mi farà male. Andiamo in tuono shock ancora, sperando magari di paralizzarlo. No, niente. Non è stato paralizzato, però è stato inibitore ed ha fallito. Ottimo. E addio Grimer. Poi Voltorb. Si cambia Pokémon. E a questo punto deve mandare Butterfree. Ora che abbiamo quasi finito il Monte Luna, possiamo anche utilizzare gli ultimi confusione rimasta, anzi l'ultima confusione rimasta, proprio su Voltorb. E siamo riusciti a confonderlo, ottimo. Peccato che attacchi comunque, infame di un Voltorb. Andiamo di azione allora. Mi facciamo poco danno, eh. Sperando che si colpisca da solo, non si colpisce da solo, anzi ci fa stridio. Ok, altra azione. Cosa fai ora? Dai, colpisciti da solo una volta. Niente. 3 su 3 turni in cui ha comunque attaccato il mitico Voltorb. Ed infine Koffing. Ecco, qui avrei dovuto tenere confusione per questo Koffing, però mandiamo PG8. Dovrebbe farcela tranquillamente. Raffica. Ok, l'usazione fortunatamente non prova ad avvelenarmi. Ah, ora lo fa. Mannaggia lui. Però non mi ha avvelenato. Ci ha provato con Smog, ma non mi ha avvelenato. Altra azione. E andiamo di attacco rapido. Finiamo questo Koffing. Perfetto, abbiamo battuto il cervellone. Bene, ce li divideremo. Perfetto. Prendiamo il primo che capita, non è un problema. Ecco fatto. Se volete vedere, c'è un let's play appunto in cui si parla un po' di più di come è strutturato il gioco, si fa un po' più di caso tutte le cose che succedono, si parla a tutti gli NPC eccetera. Guardate il let's play di Pokémon Blue che ho fatto su questo canale. Dato che questa è praticamente la stessa cosa. Alto là. Ah, Jesse James. Quel fossile è di Team Rocket. Arrenditi, oh, in guardia. Azz. Non lo sapevo. Ecco perché hanno tolto degli allenatori. Perché hanno tolto un allenatore perché c'erano loro due in fondo. Azz, questa non me l'aspettavo. Questo è tosta, aspettate. Questa è tosta. Cacchio, ma sono tutti morti i miei Pokémon. Allora, iniziamo con un tuono shock. Sperando in una paralisi. Ma toglie pochissimo. Veleno spina. Non mi ha avvelenato. Andiamo ancora in tuono shock. Non dovrebbe riuscire a uccidermi. Brutto colpo, buono. Paralizzato, ottimo. Dimmi che rimane paralizzato, non usa fulmine sguardo, ma fallisce. Tiriamolo giù allora. Buono. Uno è andato. Pikachu sale anche a livello 15. Ottimo, da non sottovalutare questa cosa. E cerca di imparare doppio team. E sapete che doppio team in realtà non è per niente male? Però mi sa che mi terrò questi. Sì. Poi Meo. Contro Meo si cambia un Pokémon e mandiamo Butterfree. Bello lo sprite di Meo con le braccia conserte. Sfruttiamo Butterfree per prendere un po' di tempo e curare una volta Pikachu e una volta PG8. Ok, ruggito, va benissimo. Altra pozione, usiamo tutte le pozioni che abbiamo preso. Diamo sfogo a tutte le risorse. Ok, graffietto. Poi andiamo di veleno in polvere. Adesso riusciamo ad avvelenarlo prima di morire. No, no, niente, non ce l'ha fatta. Morso, addio Butterfree. Era più veloce di Butterfree mio comunque. Niente male. Allora, mandiamo Pikachu. E andiamo di tuono shock. Ok, non male come danno. Altro tuono shock. Ruggito, va bene, mi diminuisce l'attacco, ma non è un problema, tanto noi stiamo usando l'attacco speciale. Tra l'altro stiamo finendo anche il tuono shock. E poi useremo attacco rapido. Guarda che danno che ha fatto Meo.
Ok, attacco rapido, buono, 2 su 3. Gliel'abbiamo tirati giù. Ed infine Koffing, immagino, sì. Cambiamo Pokémon, mandiamo Pidgeotto. E andiamo di Raffica. Ok, un po' di danno se lo prende. Buono. Vai, vai, altra raffica. Ma un brutto colpo ogni tanto, no, eh? Su, su. Niente, nessun brutto colpo. Altro smog che mi arriva in faccia. Stavolta mi avvelena. Andiamo di attacco rapido. E finiamo questa battaglia. Abbiamo avuto un caduto, un Butterfree, purtroppo. Però siamo riusciti a portarcela a casa. Livello 16 per PG8, ottimo. Battuti da un moccioso? Eh sì. Team Rocket, via! Alla velocità della luce! Va bene. Ok. Il buon PG8 morirà, non sprecherò un antidoto, tanto siamo arrivati praticamente a Celestopoli. Però tra me e Celestopoli si frappone questo Geodude. Ok. Siamo usciti dal Monte Runa, percorso 4 Monte Runa Celestopoli. Qui sotto non dovrebbe esserci nessuno strumento, esatto. Perdonate un po' questo effetto bruttissimo del veleno, ma d'altronde è così. Qui sopra non c'è nulla, niente. D'altronde Pokémon ha deciso che questa cosa fosse una cosa bella. Ok, Pidgeotto esausto, non avremo più quel terribile suono. E siamo arrivati. A Celestopoli, diventerà azzurro lo schermo ora? Sì. E eccoci qui. Anzi, è diventato celeste. Giustamente, siamo a Celestopoli. Andiamo a dare una bella curata ai nostri Pokémon. Cura. Ecco fatto. Va la infermiera Joy con il suo Chansey azzurro. Curi, curi Pokémon. Grazie. Bene, a questo punto diamo un'occhiata a Pikachu. Oh, salta, attenzione. È contento? Dite che è abbastanza contento, boh. Lui salta. Forse è ancora più contento perché salta, non lo so. Comunque, in ogni caso, per questo video è tutto. Abbiamo sconfitto Brock in una delle battaglie più ardue, probabilmente, di tutto il Let's Play. Abbiamo poi affrontato il Monte Runa con scarse risorse. Con Pokémon non troppo allenati, con pochi PP delle mosse, e siamo stati anche vittime di un'imboscata alla fine con il Team Rocket, ma siamo sopravvissuti e siamo arrivati a Celestopoli. Io quindi vi ringrazio di aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!